sono un possidente, sono appunto un castellano, si udiscono, e di conseguenza un nobile che così accoglieva persone che avevano a che fare con l'arte, quindi anche musicisti. Ricordo che c'era per esempio una cantante alla quale facevo un po' il filo, ovviamente nella funzione scenica, e c'erano anche altri artisti, e tra questi c'era anche Ligabue. Prima si diceva che Ligabue è così una sorta di esplosione dei colori. Io invece mi sono trovato ad avere a che fare con un Ligabue, diciamo così, in bianco e nero, neanche in bianco e nero, a tinta unita, perché è la tinta unica delle opere in creta che lui faceva, o terracotta, quello che era. Poi dopo l'altra sera siamo stati a un altro evento similare, abbiamo visto delle opere che poi sono state riportate in bronzo, però credo che lui facesse soprattutto con un materiale più plasmabile, diciamo così. E mi rifaccio proprio all'esperienza dell'altra sera, è stato veramente molto importante, perché c'era questa persona, se non ricordo male si chiama Torelli, se non ricordo male, con l'operatore culturale, che ha proprio veramente fatto una grandissima spiegazione di come ci fosse una grandissima arte nelle statue, diciamo così, prodotte da Ligabue. Ligabue, che appunto nell'immaginario di tutti è quello dei colori. Invece anche nella tinta unita, diciamo così, riusciva ad esprimersi al massimo. Ed è strano che lo dica io perché all'interno del film sono sostanzialmente una sorta di detrattore di Ligabue. Cosa abbastanza strana, perché ero stato invece ingaggiato per fare così un professore che invece lo esaltava poi a Roma, poi parte che è stata passata a qualcun altro, e quindi insomma sono passato dall'essere un grandissimo ammiratore di Ligabue a essere probabilmente il massimo detrattore. Ligabue era quindi ospite di questo castello di Padernello. Noi abbiamo girato nel Mantovano, località che si chiama Casatico, e come dicevo c'erano presenti anche altri artisti, c'era questa cantante lirica, c'era il maestro di piano, e io niente, praticamente parlando, no, con questa cantante lirica, lei mi diceva: ah, sono belle queste statue. Io dicevo: beh, insomma, belle, cioè, sembrano giocattoli, e questa è la prima parte che si sente. Dopodiché mi giro e mi volto verso Ligabue e ad alta voce gli dico: ma lei sa far solo delle bestie? Che è diventato un po' una sorta di tormentone, anche perché ho avuto la grande fortuna di finire nel trailer, dove sicuramente lui è il personaggio principale e il biglietto da visita, diciamo così, del film, perché è impossibile non...